Se solo potessero parlare le calle di Venezia, quante storie ci racconterebbero? Da sempre questa città è stata protagonista della storia italiana. Mi viene in mente, per esempio, la battaglia di Lepanto, cui ha visto protagonista una delle più grandi flotte di sempre, della Serenissima. Nel corso della sua storia, il suo territorio annesse gran parte dell'Italia nord-orientale, l'Istria, la Dalmazia, le coste dell'attuale Montenegro, dell'Albania, oltre a numerose isole del Mar Adriatico e dello Ionio orientale. Tra i tanti personaggi illustri che possiamo trovare qui, forse Marco Polo è tra i miei preferiti, quello che secondo me dà più giustizia allo splendore della regina dell'Adriatico, senza nulla togliere ovviamente ad altri personaggi illustri che ci ha regalato. Viaggiatore, scrittore, ambasciatore, grande mercante, cittadino della Repubblica di Venezia, nella sua straordinaria vita ci ha regalato il Milione, una vera e propria enciclopedia geografica che riunisce le conoscenze essenziali sull'Asia in Europa alla fine del XIII secolo. Un'opera che racchiude una descrizione dettagliata dell'Asia medievale. Venezia è una città pregna di storia da raccontare. Ogni piazza, ogni calle, ogni ponte di questa straordinaria città ha una sua storia. Per esempio, mi viene in mente Ponte dei Sospiri, che ha questo nome perché i prigionieri, attraversandolo, sospiravano davanti alla prospettiva di vedere per l'ultima volta il mondo esterno. Canal Grande, le gondole, Piazza San Marco, il leone marciano, il carnevale. Per parlare di Venezia in modo completo, mi servirebbe un sacco di tempo per studiare. E uscirebbe sicuramente un video che durerà un'eternità. Non ho mai visto Venezia, ma spero di poterlo fare in futuro. Ma di una cosa sono assolutamente sicuro. Se stiamo bene attenti, magari mentre visitiamo quelle piccole callette, possiamo sentire l'anima di questa città che prende vita e in modo solenne pronuncia le seguenti parole. Fa che noi possiamo vivere ancora. Salve a tutti e bentornati nel canale, io sono Frank Horseman e come al solito vi do il benvenuto nella community metal più controversa del web. Oggi andiamo a fare una cosa che è da un po' che effettivamente non faccio, ma mi rendo conto che era solamente perché non riuscivo a trovare un album da recensire nel modo giusto. Io spero che con questa recensione di farvi capire come effettivamente, secondo me, andrebbe fatta una recensione di un album metal. E sono partito con questa introduzione proprio perché bisogna entrare nel mood di questo video ancora di più, diciamo. Adesso vi spiegherò perché ho parlato appunto di Venezia. Fa che noi possiamo vivere ancora di Chaos Luciferi è un album di un ragazzo che appunto ci parla delle leggende di questo paese, delle leggende di Venezia. Ora vi racconterò un po' che cos'è questo album e come, diciamo, sono arrivato a questo album. Allora, come ci sono arrivato praticamente è una storia un po' articolata perché mi contatta appunto Chaos Luciferi che purtroppo non mi ricordo il nome. Mi è arrivato il pacco. Io ovviamente avevo letto il nome, me lo sono dimenticato. Perfetto, proprio scusami se non mi ricordo come ti chiami. Allora, in poche parole, mi contatta su Instagram questo ragazzo, Chaos Luciferi, e mi dice appunto: ah, ecco, c'era scritto pure qui. Ciao Frank, sono Chris della One Man Band veneziana Chaos Luciferi. Scusa il disturbo, ma volevo chiederti se potevi ascoltare il mio full length uscito giovedì scorso. Propongo un atmospheric black metal con tratti quasi post, per certi versi. E poi ho la particolarità che nei testi parlo solo ed esclusivamente del folklore veneziano. Quindi prendo delle leggende oppure anche fatti realmente accaduti e li romanzo in un mondo black metal.
quello che fa, tutto quello che faccio è autoprodotto da me, dalla musica alle grafiche e pure dalle copie fisiche, quindi la qualità del lavoro non è alta come un lavoro professionale, ma ci provo comunque a portare avanti questo progetto. Ti lascio il link di Bandcamp per ascoltare. Spero di non essere stato di disturbo. Grazie mille, Chris. Io ve la devo leggere la risposta, perché effettivamente con Atmospheric Black avevi la mia curiosità, ma hai catturato la mia attenzione quando hai detto che i testi sono basati sul folklore veneziano. Allora, io in poche parole, in questo momento, quando mi è arrivato questo messaggio, non potevo in nessun modo tirarmi indietro, perché mi aveva veramente catturato l'attenzione con questa cosa del folklore veneziano e sono rimasto veramente scioccato dal primo ascolto. E niente, adesso ve ne parlo. Prima di parlarvene, ovviamente, vi faccio vedere questo, il CD che si presenta, che mi ha mandato appunto Chris, e ve lo faccio vedere subito. Allora, questo è come si presenta il CD che ci ha mandato il nostro amico direttamente da Venezia. Come potete vedere c'è il logo qua sopra, vabbè, molto minimal la scritta, e l'artwork a me veramente piace tantissimo. Quello che troviamo dentro veramente è un CD normalissimo, e qui niente, troviamo le canzoni, gli instruments che era, vabbè, Luciferi che ha registrato, e mix and master sempre lui, Luciferi. Ovviamente gli ho chiesto di farmi uno scarabocchio perché ci tengo veramente tanto. Niente, signori, questo è Fa che noi possiamo vivere ancora, come si presenta. Allora, musicalmente parlando, vi dico un po' a chi si è ispirato, così almeno poi ve ne parlo un po' più generalmente di quello che penso. Da quello che mi ha detto appunto, sempre sulla chat, per quello che mi ha detto Chris, allora, io per questo disco mi sono ispirato a Dafsky, ma poi in realtà ho altri sound all'interno dell'album, ho diverse influenze, ad esempio si sente molto quella dei Badushka, secondo me. Sì, effettivamente un po' di Badushka si sente, proprio poco, diciamo, quello che basta, perché poi effettivamente lui ha solamente preso spunto da quello che sono i Badushka, poi ha Badushka e Afsky. In realtà lui ha un sound tutto suo, e sono contento di questo, perché non bisogna fare una copia di quello che già c'è, ma prendere solamente spunto e creare qualcosa di proprio. Per quanto riguarda le canzoni sono divise in atti, e questa cosa a me fa veramente impazzire, perché se ci pensiamo bene, a Venezia il teatro è qualcosa di veramente molto importante, e ce lo fa capire anche il fatto che ci sono stati veramente dei maestri del calibro di Goldoni, Carlo Goldoni, che comunque sia è stato uno dei maestri del teatro italiano più veneziano, ecco, più grandi che possiamo trovare. Per esempio La Locandiera è uno delle opere più belle di Goldoni, e vi consiglio di andarla a leggere. Io pensate, l'avevo studiata a scuola, non ricordo ancora, e mi è rimasto talmente impresso La Locandiera di Goldoni che veramente meritava. E il fatto che comunque sia, viene diviso tutto in atti, atto 1, atto 2, atto 3, atto 4 e atto 5, ci fa capire proprio l'attaccamento al folklore veneziano che ha questo ragazzo. Andando avanti, volevo parlare effettivamente del concept. Allora, in poche parole, Chris ci dice che vi leggo un attimo il messaggio che mi ha mandato. Premetto che non pubblico mai i testi delle mie canzoni. Mi piace che l'ascoltatore si faccia trasportare più dalla musica che dalle parole. E in questo full ho pure esagerato, esasperando lo scream, tanto che le parole non si capiscono, se non per qualche eccezione rara. La leggenda che ho scelto per questo film
La Valle dei Sette Morti, leggenda tipica della Laguna di Venezia. Adesso vi racconto un po' che cos'è questa leggenda. In una pacifica notte, al largo di Pellestrina, sette pescatori erano intenti a tirare le reti in barca. Erano felici perché dal peso delle loro reti da pesca presumevano una pescata davvero abbondante. Tuttavia, invece di trovare tra le maglie dei bei pesci polposi, trovarono il corpo gonfio di un annegato. Il gelo della paura e della morte si impadronì di loro, ma fattisi coraggio, issarono il pover'uomo in barca e lo distesero sul ponte, ma non fecero in tempo a coprirlo con un telo che una terribile tempesta si scatenò facendo ingrossare e mugghiare il mare. Il bragozzo era ingovernabile, sballottato di qua e di là dalle onde. Ma tra un serrar di vele e le esperte geste del capobarca, i sette riuscirono miracolosamente a raggiungere la valle e a salvarsi la vita. Raggiunta la riva, i marinai infreddoliti e pieni di fame notarono tra le canne una luce invitante che sapeva di casa, di calore. Avvicinandosi, scorsero un bel casone di valle illuminato. Lì abitava Zaneto, un giovane orfano tutt'ossa abbandonato dai suoi padroni e solo da molto tempo. Entrarono nel casone e ne fecero da padroni. Impregando, buttarono tutto all'aria. Accesero il fuoco per asciugare i vestiti e poi prepararono il paiolo per una bella polentata. Intanto il povero Zaneto, rintanato in un angolo, assistette all'affascinante preparazione della cena e appena la dorata polenta venne versata sul tavolo, il suo stomaco cominciò a brontolare, reclamando la sua parte. Purtroppo le voraci bocche dei pescatori, pezzo dopo pezzo, divorarono completamente la polenta che calava a vista d'occhio. Così il ragazzo, per paura di rimanere senza, si fece avanti per prenderne un pezzettino, ma venne brutalmente respinto da quei disgraziati dei pescatori. All'ennesimo tentativo del giovane di accaparrarsi una fetta di polenta, il più burlone dei sette gli disse che se voleva guadagnarsi la sua porzione sarebbe dovuto andare a bordo del loro peschereccio e portare a casa il compagno profondamente addormentato. Allora Zaneto, di corsa, raggiunse l'imbarcazione. Scosse il freddo tizio disteso sul ponte senza però riuscire a ridestarlo in alcun modo. Perciò il giovane amareggiato ritornò sui suoi passi, comunicando ai pescatori che, ridendo, si facevano beffe di lui, di non essere riuscito nell'intento. Gli ingrati allora, troppo divertiti dalla loro burla contro l'innocente Zaneto, lo rispedirono fuori a risvegliare il morto che dormiva. Il povero giovane, spinto dalla disperazione, ritornò in barca e pregò il povero uomo disteso di risvegliarsi e, contro ogni logica, lentamente il morto tornò in vita. Aprì gli occhi, si voltò verso di lui e lo accarezzò. Zaneto, felice, accompagnato dal morto ridesto, tornò al cospetto dei pescatori, che continuavano a ridere di lui, ma quando alle spalle di Zaneto spuntò il morto ora vivente, le risate si gelarono nelle loro gole e una paura immensa li travolse. Davanti a loro c'era San Teodoro, venuto a giudicarli. Il santo, con sguardo severo, puntò il suo dito accusatore su ognuno di loro e mentre elencava i loro peccati, i pescatori caddero impietriti, resi della stessa materia dei loro cuori insensibili e privi di compassione per le disgrazie altrui. Da allora il luogo dove accadde la vicenda prese il nome di Valle dei Sette Morti. Ok, questa che vi ho raccontato è la leggenda originale. Continuo leggendovi il messaggio di Iris che ci dice praticamente: io praticamente l'ho romanzata mettendo al posto dei pescatori una coppia, motivo per cui c'è quell'artwork. Stavano attraversando la laguna di notte. Pure loro stavano pescando. Questo uomo si rivela essere un demone che poi li porta in questa valle e l'uomo si mette a combattere, solo che alla fine perde e vince il demone pescato. È un po' un casino spiegarlo in breve, ma è così. Ora vi parlo un po' della musica, andiamo un po' più sul tecnico. Vi parlo un po' di cosa ne penso io in generale di questo album, quello che un po' stavate aspettando un po' tutti quanti. Cosa ne penso di questo album? Allora, sicuramente la produzione è rozza, ma comunque sia, essendo rozza, non vuol dire che è inascoltabile come il raw black metal, quello che praticamente è registrato con i giocattoli. Cioè,
è rozza, ma solamente perché comunque sia non ha modo di avere dei mezzi migliori e soprattutto effettivamente credo non abbia neanche le competenze per schiarire un pochettino il sound. Però questo non implica il fatto che stiamo ascoltando qualcosa che fa schifo. Cioè, comunque è un album molto molto bello, nonostante la produzione rozza, che poi in realtà non è neanche tanto grezza, è una via di mezzo, diciamo. E secondo me manca poco per arrivare proprio alla perfezione per quanto riguarda il sound schiarito, diciamo. Io credo che ti manchi solo comunque sia una un qualcuno in grado di saper schiarire tutto quanto, di avere, che abbia comunque sia dei mezzi per poterlo fare. Poi volevo dire un'altra due cose, effettivamente. Una è per quanto riguarda il nome. Chaos Luciferi, bel nome, però se parli di Venezia effettivamente c'entra poco. Io avrei scelto più un nome riguardante Venezia, però io immagino che a questo già ci hai pensato, però non è che te sto di cambiarlo, cioè ormai c'è quello, però sarebbe stato molto più bello, diciamo, ecco. Non è una cosa che proprio incide tantissimo su questo, eh. Altra cosa che a me ha fatto un po' male, diciamo, un po' male al cuore, è stato quando mi hai detto appunto che non pubblico, ritorno al messaggio perché non mi ricordo che aveva detto precisamente. Premetto che non pubblico mai i testi delle mie canzoni. Tipo, qua mi ha fatto male, qua mi ha fatto veramente male. Io stavo lì, ma no, perché? Allora, devi sapere che io, come tante altre persone, per immergerci completamente nella musica, per fare quello che effettivamente dici tu, si faccia trasportare più dalla musica e dalle parole, non hai pubblicato il testo. Io, per farmi trasportare completamente dalla musica, da quello che sto ascoltando, devo sapere che cosa sto ascoltando. Ora mi ha detto bene, perché tu mi hai detto, cioè tu mi hai in poche parole detto che il concept che era su cui è basato questo album è appunto la leggenda dei sette pescatori, però effettivamente la Valle dei Morti. Però effettivamente io adesso, se non sapessi questa cosa, non trovavo i testi. Per carità, la musica è bellissima, mi piace tantissimo, te l'ho detto. Però mi manca proprio quello step in più, che è capire che cosa sto ascoltando. Per carità, però, io alzo le mani e, come dico sempre, rispetto la scelta dell'artista. Se l'artista non vuole pubblicare i testi perché vuole che l'ascoltatore si faccia trasportare più dalla musica che dal testo, rispetto completamente la scelta dell'artista. Rispetto sempre la scelta degli artisti per qualsiasi cosa, solo che mettendomi dalla parte dell'ascoltatore, essendo comunque sia un ascoltatore che vuole sapere che cosa sta ascoltando, mi giro da un po' il culo sotto questo aspetto. Non sei l'unico, non sei l'unico che fa questa cosa, infatti quando succede ci rimango proprio... Però, sono uno che comunque si va a documentare, sono uno che si va a documentare in qualsiasi modo. Per quanto riguarda il finale, volevo solamente mandare un appello. L'appello è, se qualcuno ha modo di aiutare Chris di Chaos Luciferi a fare questo salto di qualità, io vi lascio qui sotto i suoi link per i social, perché è un ragazzo che veramente merita, lo fa con passione, lo fa veramente perché ha la passione per la musica, lo fa perché ha la passione per il suo paese. Ed è una persona che veramente merita molto di più. Veramente, veramente una persona fantastica, da quello che ho potuto vedere comunque sia su Instagram. Sinceramente se lo merita. Sinceramente se lo merita. Merita di essere ascoltato. Merita soprattutto molto di più. Signori, io spero che questa recensione vi sia piaciuta.
spero che andiate ad ascoltare Chaos Luciferi, spero di avervi fatto conoscere un artista che non conoscevate, che comunque sia, secondo me, può essere interessante per voi e può piacervi. Signori, io vi saluto, vi ringrazio per essere arrivati fin qui, grazie per aver ascoltato questo ragazzo che parla delle proprie passioni. Ci si becca in un prossimo video. Ciao a tutti.